Buongiorno amici, benvenuti all'interno di questo nuovissimo contenuto di merda. Quest'oggi ci sarò sempre io e il mio assistente fattissimo, Manu. Piacere. Oggi è un giorno speciale, perché oggi ci è venuta in mente una malsana idea. Andremo a testare, andremo a provare tutti quei, come definirli, life hacks. Sei inglese tu? Yes. Anche se a dire la verità non saranno tutti quanti life hacks, quindi cose che vi facilitano la vita, ma alcuni saranno semplicemente degli esperimenti. La domanda di base che ci siamo posti perciò è: funzionano veramente queste cose? Funzionano concretamente nella vita reale? Secondo te? Secondo me assolutamente sì. Sì? Secondo me no invece. Io quando mi imbatto con questi video rimango sempre stupito, ma non ho mai avuto il coraggio di provarli. Perciò oggi lo faremo per voi. Prima di iniziare con concretamente il video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, basta cliccare il tasto rosso che c'è qui sotto, è completamente gratuito, quindi fatelo. Seguitemi su Instagram e niente, non voglio dilungarmi ulteriormente perché sarebbe una cosa completamente inutile. Perciò partiamo. Primo life hacks. Quindi prima di tutto ci servirà un palloncino. Un palloncino di merda. Lo gonfiamo mettendolo sulla punta del tuo prepuzio. Un telefono, ce l'abbiamo? Eccolo qua. Ah, dobbiamo posizionare il telefono al di sopra. E attenzione, vediamo cosa succede. Incredibile, è diventata una cover, non so se ce la faremo. Tagliamo la puntina del tuo prepuzio e il gioco è fatto. Ma che robetta incredibile. Ok, abbiamo tutto l'occorrente necessario, palloncini. Dai! Quindi creeremo la nostra cover, speriamo ci venga, non lo so. Vado di bocca. Vai di bocca, ti sei abituato. Tua mamma è abituata. Tu sei abituato. Quant'è che non gonfiamo un palloncino? Gonfi altro adesso. Tu gonfi le palle delle persone. Basta che esplode. Ok? Siamo? Vado, vai da sopra, così. Vediamo se cosa succede. Vai, apri un po', sbuca. Ma devo sbucarlo un po'? Sbuca un po', devi sbucarlo. Sennò... Ho paura che esploda. A poco. Sta andando forse. Sta andando. Esisti? Sto resistendo, ma faccio fatica, te lo dico. No. Il mio cellulare, bastardo. Vai, secondo me. Non è successo nulla, rifacciamo. Mannaggia il clown. Vai. Ma stai tossendo dentro. Farò attenzione adesso, te lo giuro. Vai. Quindi piano così. Piano. Devi farlo incavare. Devo farlo incavare. Dai. Perché crolli così? Posso provare? Vuoi provare? Vai. Passami. Vedi che non è semplice? Ah, aspetta. Devi incavarlo già di più, secondo me. Fin dall'inizio, zii. Oddio, ho paura. Oddio. Bravo. Vedi che è difficile tenerlo adesso? Sì. No, è uscito. Guarda come... Cosa c'è il morbo di Parkinson? È impossibile. Dio mio. Fammi provare l'ultima volta. Guarda. Ultima, te lo giuro. Faccio attenzione. Secondo me dobbiamo gonfiarlo un po' di più. Guarda. Bravo, forse... devi tenerlo adesso, equilibrio. Sto andando dentro anche col mio braccio. Non è male, guarda, è una bacina. Ok, vai piano, adesso devi star là fermo e sbucarlo. Una cover nuova mi sono fatto. Ma non è male. Dobbiamo sistemarlo un po'. È scomodissima come cosa. Ma è una cover scomodissima. È tutto bagnato della mia saliva. Che schifo. È una merda. È una merda. Ma che cazzo di consigli sono questi? Così, dai, così, così dai. Sta, così. Così non è male. Quindi è venuto o non è venuto secondo te? È venuto. A metà, per metà. È venuto per metà. Devi tagliare il prepuzio. Ah, è vero, tagliamo il prepuzio. Bisogna tagliare il prepuzio. Okay. Ecco a te il tuo nuovo cellulare. Grazie. Cover nuova. Di merda. Le foto come le faccio adesso? Non puoi più farle. I'm not sure if you know about this, but when you buy a brand new Nutella. Visto che sei inglese, traduci. Adesso apriremo il barattolo di Nutella. Ok. Open it up. There's actually two linings in here. Ma che cazzo sta facendo? And then when you open up the silver lining, there should be a little knife to open the Nutella. Non è possibile. Non è possibile che ci sia un colpo. Impossibile. Se fosse vero, io ho perso anni della mia vita. È impossibile. Se questo non è vero, Manu. Se questo non è vero, mi incazzo tantissimo. Qui non dobbiamo fare niente. Esatto, vediamo se c'è. Vabbè, speriamo. La prima cosa è semplice. In effetti c'è un doppio fondo. Vediamo. Cioè, non si vede da qua, però è più spesso. Vero. C'è un doppio fondo. Ti immagini che c'è? Ti immagini che c'è?
Non c'è niente. Non c'è. Figlio di puttana. Puttana. Figlio di puttana. Basta, sei un figlio di puttana. Questo esperimento è già finito, quindi fallito. 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 Siamo dei falliti, ma. Siamo 1-1. Dai, uno è uscito, uno. Contro chi stiamo giocando? Non lo so. Allora, ci serve un foglio, un foglio e una forbice dalle punte arrotondate. Fin e fin là ci siamo. Ci serve una scritta con scritto vuoi sposarmi, okay. Che però noi faremo diversa. Un cuoricino. Io, due palline, una cappellina, una cosa del genere. E vediamo che cosa fa. Pazzesco! Pazzesco! Vediamo se ci verrà. Sono curioso, te lo giuro. Ok, abbiamo tutto l'occorrente. Matita, foglio, forbici, caffeino e poi il Nesquik da spolverare sopra. Siccome non conosciamo l'inglese e non sappiamo scrivere Marry Me, faremo un semplice cuore. Quindi, cioè, se il meccanismo funziona, dovrebbe funzionare anche con il cuore. Quindi vieni qua. Vediamo come sai disegnare. Va bene? Va benissimo. Sembra un culetto. Sembra un culetto, ma non importa. Oddio. Dai, un bel cuoricino. Va bene? Sì. Va bene, perfetto come formina. Lo mettiamo qua sopra. Vado? Vai, vai. Ok, veloce. Togli, togli. Tolgo subito. Subito. Non è successo un cazzo! Vaffanculo. Questa cosa è troppo fallimentare. Forse abbiamo sbagliato noi qualcosa, però fallito. Fallito. Esperimento fallito. Born in a house and I'm in a houseboy. Born in a den and a born in a sip. Born in a friggin' a born in a te. Born in a motherfucker in a house, born in a house, born in a houseboy. Ha preso il burro d'arachidi e lo sta facendo flippare. Flippare. Come se non ci fosse un domani. Tre volte. Ok. Born in a houseboy. Tre volte dobbiamo farlo, ricordo. Senso? In senso orario. Che cazzo cambia? Nulla. Nulla non cambia. Siamo nell'emisfero boreale. Quante volte lo sta lanciando? Proviamoci. E soprattutto che cosa succede? È impossibile. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Proviamo. Esperimento numero 4. L'unica cosa che ci serve è burro d'arachidi. Basta, giusto? Basta. Devo farlo spinnare. Spinnalo. Lo spinno? Spinniamo. È di vetro, quindi devo fare attenzione. Vai. Più forte? Più forte. Così. Sempre lo stesso lato? Sì. Sì, sempre nello stesso verso. Vai, vai, vai. Vado? Ancora due volte? Vai. Ultima. Un'ultima per... Per sicurezza? Per sicurezza. Vediamo. Oh. Ma vaffanculo. Ma ci prendono per il dai, culo. Dai, ci state prendendo per il culo. Test fallito. Dai, dai. All right, so this is probably one of the best kept secrets for solving the Rubik's Cube. Quindi sto deficiente, lo definiamo così, dice che secondo lui il cubo di Rubik è risolvibile esclusivamente in due mosse. È impossibile perché allora tutti sarebbero capaci. Esatto. Cioè, non ha senso. You can solve any Rubik's Cube starting in any position. Addirittura afferma che si può partire da qualsiasi posizione. Questo non verrà sicuramente. No, falliremo miseramente, me lo sento. You're just gonna keep on repeating this sequence. Ma vaffanculo. Questo non lo metterò, lo bipperò e basta. Lo faccio solo perché di sì. Vai. Lui dice: prendiamo un cubo di Rubik e mettiamolo in qualsiasi posizione. E bisogna continuamente fare questo movimento: sinistra su e sopra sinistra, sinistra su e sopra sinistra. Niente da fare, l'abbiamo pure spaccato. Perché dovete riempire il web di queste falsità? Perché dovete riempire il web di queste falsità? Non è vero, ma io lo sapevo già dentro di me. Quindi, test fallito nuovamente. Now from the top, make it drop, that's some wet. Due pene. Ok, due pene. Un elastico. E poi? Due dita. Ma siamo in grado di fare quella cosa? Cioè, noi siamo veramente degli spazi, ci siamo. Proviamo. I'm talking wet macaroni in a pot. Non è possibile. Non è possibile. Perché se fosse possibile, io quante cose ho copiato nella mia vita così. Sarebbe stata molto semplificata. Sì, no, abbiamo anche la pace nel mondo e la guerra. E adesso una matita e due elastici risolvi la pace nel mondo. Allora, abbiamo acquistato elastici, matite. Vabbè, questo libro ce l'avevo già a casa. Non è un libro per bambini come potrebbe sembrare. Adesso voglio vedere se sei in grado di unire queste cazzo di matite. E adesso dovresti unirle, riesci? Io dubito delle tue capacità.
capacità manuali, sinceramente. Vai, prova. Ma eri un marinaio nella vita precedente. Bravo, bravo, cazzo, come hai fatto? Secondo me ti è andata di culissimo. Ti è andata di culo la prima. Non funziona così la vita, caro mio. Allora, ragazzi, dopo mezz'ora non ce l'abbiamo fatta. Fai vedere come è venuto. È un triangolo. Però proviamo comunque. Già di base un life hack non mi può richiedere così tanto tempo per fare una cosa. Prova a copiare sta mucca del cazzo. Io cosa devo guardare qua? Tu sì, devi seguire questa linea. E sotto si dovrebbe riprodurre. Sono molto dubbioso sulla riuscita. Ma sai che non sta venendo male? No. Ma che cazzo? Cosa stai facendo? Tienila ferma. Che casino. Dai, smettila, smettila. Non è venuto un cazzo. Non è venuto un cazzo, Manu. Niente, un cazzo. Nemmeno questo. Se per me te lo pongo da settembre a agosto. Tre cucchiai, tre pile e una fottuta monetina. Cosa vorrà fare? Non lo so. Vediamo, non abbiamo ancora capito. Giuro. È magia questa. Questa è magia nera. Ma giuro che se succede. Magia. Ti inculo. Ti inculo davanti a tutti. No, se succede mi faccio inculare veramente io, perché questa è magia nera. L'hai detto nera. L'hai detto. Guarda che l'hai detto. Sono cazzi tuoi. Allora, questo è incredibile. Però non è che io ci creda molto. Mai. Abbiamo procurato tre batterie crack. Voglio un po' di crack. Abbiamo recuperato tre batterie cariche. Abbiamo posizionato a forma di triangolo i cucchiai in modo tale che ogni cucchiaio tocchi l'estremità finale dell'altro. E dentro abbiamo posizionato una moneta. Procediamo? Vai. Io sono teso qui. Vado? Vai. Qui? Qui? Muoviti, ti prego, muoviti. Prego, muoviti. Riproviamo ancora una volta, magari la prima è andata male. Cerco di mettere uno sopra l'altro, così. Ok, moneta al centro. Vai, prima. Dai, dai, dai. Neanche uno, cioè mi sento veramente un fallito, mi sento. Sì, sì. Secondo te che cosa accade? Ti mangio le palline. Tu mangi, tu sei un mangiatore di palline. Ma questo è un capolavoro. Questa è arte. Ma perché poi quando tocca la penna dovrebbe succedere una cosa del genere? Anche questo, se succede ti inculo due volte. Se succede questo ti inculo due volte. Anche se siamo molto demoralizzati, speriamo in questo incredibile miracolo. Fenomeno naturale, in questo incredibile miracolo. Abbiamo preso degli Smarties, li apriamo. Vieni qua, mettiamoli così, uno per uno. Più o meno ci siamo. Acqua. Non ha senso quello che stiamo facendo. Mi sto sentendo in colpa con me stesso. Poca? Sì, poca, se non si muovono. Piano piano la metto. Così. Però che se funziona. Riprova. Ma non va un cazzo. Più forte. Cosa più forte? Metto anche un po' più di acqua. Come? Perché l'hai andato adesso? Boh, l'hai schizzato. Ma è successo qualcosa? È diventata l'acqua azzurra. Cosa? Sta andando un po'. Anche il giallo, guarda. Guarda. Ah, questo si vede. Sta andando. Non ci credo. Non ci credo, cazzo. Continua. Com'è possibile? Stanno andando anche gli altri. Sta giallo. Sì, anche il giallo e il rosso, zii. Non ci credo. Anche questo, se succede, ti incontro. Ma non è possibile! Oddio, che finale! È venuto! È incredibile, sono contentissimo! Questo è incredibile! Incredibile! È figata! Finalmente possiamo dirlo! È un quadro! Esperimento riuscito! Incredibile, ragazzi! Se succede questo ti due volte. Dopo 5 minuti, ragazzi, il risultato è comunque questo. Ci siamo emozionati. No, sono veramente Adesso hai rovinato tutto, testa di cazzo. Hai rovinato tutto. Ti assomiglia, tra l'altro, a quel tipo. Uguale. Un bel pelatore nazionale. Non dirmi che l'acqua rimane. Non dirmelo. È impossibile. Non lo so, sono... Non lo so. Dopo le emozioni che abbiamo appena vissuto, io e Manu abbiamo fatto sesso. Ora, i nuovi oggetti che ci serviranno sarà una bottiglia di vetro, ovviamente vuota, adesso la berrò. Un pezzo di carta igienica e basta, giusto? Quindi apriamo la bottiglia. Bevila tutta.
Riempiamola d'acqua. Ok, abbiamo riempito la bottiglietta fino all'orlo, mi raccomando, perché la carta quando passo si deve inumidire. E andiamo. Speriamo il Dio, speriamo. Vedi che si è bagnata. Vai giù, veloce. Giù, ok. E ora inizieremo a bagnare tutto. Roberto, non toccare, devi non tocco niente? Ho paura, cazzo. Vai. Vado. Vai. Non ci credo! È assurdo! Saranno i nostri nuovi tappi questi! Pazzesco! Pazzesco! Cioè, pazzesco! Esperimento strariuscito! Posso fare? Posso vedere? Posso provare? Non farmi il cate, passa il telefono. Fallo qua sopra se devi farlo. Posso? Cosa? Cosa devi fare? Dispiega... No! Fermati! Oddio! Pazzesco, basta! Basta! Questa cosa è assurda, io spero ci riesca. Spero, perché se ci fottete, giuro mi incazzo, mi incazzo. Proviamo. Attenzione, dopo due successi, ultimo esperimento della giornata. Bicchiere trasparente in plastica, accendino esclusivamente con le tette. E andremo a riempire d'acqua. Fino a metà, giusto? Un po' di più di metà. Ovviamente non fatelo a casa se non siete dei pompinari come noi. Vamos. Vado? Ci sarà una puzza di plastica. Devo lasciarlo bruciare, Manu? Sì, oh, cazzo! Ma aspetta, zii. Mi ha dato il tavolo. Ho messo sotto un tagliere per evitare di fare una minchia. Vado? Vai. Non va. Non prende. Non prende, cazzo. Paura che fallisca. C'è solo puzza di plastica in questa stanza. Ha preso. Ha preso qualcosa. Però guarda che qua si è bruciato fino all'orlo, zia, eh. Adesso incendiamo la casa. Guarda. Incredibile, si sta solo bruciando un bicchiere. E noi... Esatto. In realtà non prende, però se vado qua sotto non si brucia. Si brucia fino, si brucia fino a qui, zio, guarda. Vedi che va fino al bordo. Mamma mia, che puzza. È riuscito? A metà direi questo. Questo a metà, perché non prende... Perché non ha preso bene. Però guarda qua se faccio qua. Non va. Quindi è riuscito per metà. Per metà sì. Aia! Ti giuro mi sono ustionato. Ultimo esperimento, riuscito per metà. I due scienziati famosi e celebri nel mondo, Emmanuel Dernier e Riccardo Dose, quest'oggi hanno prevalentemente fallito. Se qualcuno di voi conosce i retroscena fisico-chimici che ci sono dietro questi esperimenti, li scriva necessariamente qui sotto nei commenti. Io spero di cuore che, come sempre, in qualche modo questo video vi abbia intrattenuto. Io e Manu vi salutiamo, vi mandiamo un enorme abbraccio, un enorme bacio a distanza e ci rivediamo prestissimo nel prossimo video. Vuoi dire qualcosa? Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao!